Alfonso manifesterà la volontà di farsi oratoriano. Nonostante la diversa volontà dei disegni di Dio che lo porterà a percorrere invece altre strade, comunque San Filippo Neri e l'oratorio saranno per lui costanti punti di riferimento. San Filippo Neri sarà per lui sempre il maestro spirituale per eccellenza, insieme a Santa Teresa d'Avila e a San Francesco di Sales. Istruito in casa da precettori, come si usava per allora nelle famiglie abbienti, Alfonso manifestò subito una intelligenza molto precoce, che non è un modo di dire che solitamente si dice quando si parla di santi, per cui bisogna far pensare per forza che già da bambini avessero qualche marcia in più, ma nel caso suo specifico è una cosa che si documenta nei fatti, se pensiamo che a 12 anni ultimò gli studi secondari e venne ammesso, dopo un esame sostenuto di fronte a Giambattista Vico, ad essere ammesso all'università, dove per volere del padre, che aveva su di lui dei progetti molto ambiziosi, fu iscritto alla facoltà di giurisprudenza con la prospettiva dell'avvocatura. La legge prevedeva che i candidati avessero compiuto 20 anni d'età. Nel suo caso invece, ottenuta la dispensa dal viceré, Alfonso bruciò le tappe ricevendo il 21 gennaio del 1713, a soli 16 anni, l'anello di dottore, il berretto del giudice e la toga dell'avvocato. Parentesi, paradossalmente, avendo soli 16 anni, la legge lo abilitava ad affrontare più complessi casi altrui, mentre in quanto minore doveva aspettare ancora 2 anni per poter legalmente gestire i suoi problemi. Effettivamente, dopo 2 anni di tirocinio, Alfonso esercitò la carriera forense per 8 anni, dal 1715 al 1723, periodo che gli valse la fama principe del Fort a Napoli per la capacità professionale e l'intelligenza con cui conduceva le cause. Tra l'altro si può riscontrare dal catalogo delle sentenze del tempo che in questo periodo non perse nessuna causa. La profonda religiosità che maturava nel frattempo lo spinsero, tra l'altro, una cosa molto interessante, a codificare delle norme morali, una sorta di decalogo che deve o dovrebbe guidare l'avvocato nell'esercizio della sua professione, che nel contempo lo spingevano a evitare i progetti paterni circa il suo futuro. Ecco, interessante questa codifica da parte sua di norme morali, dicevo, una sorta di decalogo, di deontologia professionale per gli avvocati, che credo che dopo 2 secoli non abbia perso nulla dello smalto e della attualità dei suoi contenuti. Non è che qui possiamo soffermarcene più di tanto, però a titolo così di esempio voglio ricordare alcuni dei punti che affronta in questa codifica delle norme morali. Per esempio, mai difendere una causa ingiusta. Ci si perde coscienza e reputazione. Non caricare il cliente di spese superflue, altrimenti l'avvocato sarà tenuto a restituire. Il cliente è danneggiato dai ritardi e dalle negligenze dell'avvocato, che quindi per dovere di giustizia è tenuto a risarcire. O ancora, commette grave errore chi si carica di più cause di quanto i suoi talenti, le forze o il tempo gli permettano di difendere efficacemente. Ancora, nel difendere una causa, nulla dire che non sia vero, nulla tenere nascosto, rispettare l'avversario, contare solo sulla ragione. Chiusa la parentesi,
sono degli spunti assolutamente interessanti per chi volesse approfondirlo. Ma la sua vera e definitiva conversione matura tra il 1722 e il 1723, quindi Alfonso, stiamo parlando, ha 26-27 anni. Una conversione che matura in due tappe. La prima è costituita dal ritiro per la Settimana Santa del 1722 che svolge presso i padri lazzaristi e che gli fa decidere di abbandonare definitivamente le attrazioni del mondo pur senza lasciare il mondo. La seconda fase matura un anno dopo, in cui ripete gli esercizi spirituali e matura la decisione di rinunciare per sempre a lui. I disegni del Signore lo conducono oltre. L'occasione è rappresentata da una causa legale molto importante, in cui egli, Alfonso, è avvocato del duca Filippo Orsini, nipote di Benedetto XIII, in una causa contro il granduca di Toscana, Cosimo dei Medici. Siamo ai livelli più elevati. La corruzione dei giudici nella valutazione della sentenza lo spingono per delusione e collera ad abbandonare la toga. Il 29 agosto succede il fatto definitivo. Dopo l'ennesimo litigio col padre, deluso dal figlio, sul quale aveva riversato aspettative di carriera e di crescita sociale molto importanti, Alfonso esce di casa, se ne va e si reca all'ospedale degli incurabili, dove da tempo era solito recarsi per prestare servizio, diremmo oggi fare volontariato. Qui avviene il fatto, diciamo, mistico, straordinario: viene investito da una luce mentre la terra gli trema sotto i piedi e nel cuore avverte una voce che gli dice: lascia il mondo ed atti tutto a me. Ripresosi, cerca di ignorare, sorvolare, far tacere questa sensazione, ma a fine giornata, uscendo dall'ospedale, la cosa, questa esperienza straordinaria si ripete. A questo punto capisce, si reca presso il santuario mariano della redenzione dei cattivi, ai piedi della Madonna della Mercede, si impegna con la Madonna a entrare tra i padri oratoriani. Anche questa volta, però, come avevamo accennato prima, i piani del Signore sono diversi. I padri oratoriani, infatti, esigevano per la missione l'approvazione paterna e il padre era assolutamente contrario, proponendo tutt'al più, in caso di chiamata alla vita consacrata, il seminario diocesano con residenza in famiglia. I tre anni di seminario che percorre costituiscono la base della sua formazione. In questo periodo studia la morale sui testi di François Genet, rigorista, ricordo, parentesi, trasmissioni fatte tempo addietro, che però voglio qui richiamare sul fatto che questo è il periodo in cui raggiunge la sua massima diffusione l'eresia giansenista, questa eresia rigorista che si sviluppa a partire dal monastero di dalla Francia e poi via via si diffonde e arriva anche in Italia, e questa eresia giansenista sarà un ostacolo col quale si dovranno misurare molti santi, pensiamo a Sant'Alfonso dei Liguori, che lo vediamo adesso, ma poi anche Giovanni Maria Vianney, patrono dei parroci, fino ad arrivare a Don Bosco nell'Ottocento, per questa eresia giansenista che ebbe la particolarità che, benché riconosciuta e condannata, non fu mai espulsa dal corpo ecclesiale, ragion per cui continuò a
erano applicati nel seminario. Chiusa la parentesi. Per il suo futuro, di Alfonso, è importante la settimana dal 18 al 26 novembre 1724, in cui inaugurò la sua attività come membro della congregazione secolare delle missioni apostoliche. È questa l'esperienza in cui per la prima volta scopre il mondo dei bassi fondi napoletani e matura la vocazione per il servizio agli ultimi. In effetti, poco dopo, entra nella compagnia di Santa Maria Socorro e Miseris, al servizio anche, tra le altre cose, dei condannati a morte, dove anche in questo caso era previsto. Ragazzi, non mi c'entro, purtroppo questo abbiamo. Vado col nastro, Che prevedeva tra l'altro. Vado col nastro, ragazzi. Non c'entro. 1726, ultimato di studi seminariali, a 30 anni Alfonso viene ordinato sacerdote. Dove sta, ragazzi? Quale confessore emerge subito il problema della formazione rigorista, che gli pone grandi problemi di scrupoli. Un passo indietro, parlavamo di eresia giansenista, tendenze rigoriste, voglio ricordare, queste si traducevano nell'orientamento del tempo influenzato dagli insegnamenti giansenisti nella pratica, primo, di sconsigliare la comunione frequente, quasi che la comunione frequente fosse una sorta di atto di superbia nei confronti della Eucaristia, in cui dice, vuoi vedere se sta inquadrato bene, umiltà avrebbe sconsigliato, secondo i giansenisti, una pratica appunto di frequente comunione. Secondo, nella pratica della confessione, negare l'assoluzione in molti casi in cui non fosse stato palese, oltre che il pentimento, anche un pressante percorso penitenziale, oppure imporre lunghe, pesanti, è con questo orientamento che Alfonso si deve misurare. Questo conflitto con la sua formazione rigorista ispirata dal giansenismo e da arrivare invece a una visione, a un'impostazione completamente opposta, che si traduce in consigli ai penitenti e ai confessori che improntati a quella dolcezza, a quella misericordia che contrasta pienamente questi orientamenti di cui parlavo prima. Cito alcuni di questi consigli che lui scrive, che lui appunta per i confessori. Dice Alfonso: più le anime sono infangate nel vizio e sotto il giogo del demonio, con maggiore tenerezza bisogna accoglierle per strapparle alle grinfie di Satana e rimetterle nelle braccia di Gesù. Non ci vuole niente a dire sei dannato, non ti posso assolvere. Si dimentica con ciò che questa persona è costata sangue a Gesù Cristo. Ancora, un consiglio ai confessori: diamo date penitenze che si accettino di buon cuore e che saranno fatte. Non carichiamo le persone di pratiche penose che poi magari abbandoneranno in fretta. È il peccato che bisogna far detestare, non la penitenza. Per questi penitenti scriverà anche le massime.